Qui vediamo il prodotto come arriva in questa scatola in cartone con una grafica abbastanza discreta, tutte le varie lenti di certificazione e i vari, diciamo, indici, le varie indicazioni di pericolosità. Andiamo ad aprire la confezione e vedere il contenuto che appunto viene subito mostrato. Qui abbiamo le istruzioni, innanzitutto. Vediamo il tipo di connettore che è presente in USB-C, USB-A e i tre tipi di connettori più classici, appunto per quanto riguarda la parte finale. Protezione da cortocircuito, vediamo che il tutto è scritto in inglese. La potenza massima è di 18 watt per quanto riguarda il Type-C, di 12 per quanto riguarda il micro e di 12 per quanto riguarda il Lightning, che sostanzialmente è sempre un protocollo USB. Perfetto. Qui vediamo le varie serie del prodotto in funzione del tipo di prodotto venduto, cioè una semplice USB A, una semplice USB C e una che è combinata. Nel nostro caso, vista la necessità, c'è solo il connettore USB C da un lato, mentre dall'altro lato c'è il connettore, quello diciamo proprietario del prodotto. Sono due i cavi in questione, ci sono i vari cavi, diciamo le due triplette di cavi più l'accessorio per la rimozione e l'installazione. Vediamo che sono gravitati, quindi restano insieme. Ma una cosa interessante, vediamo come sia fatto a cuneo per facilitare l'ingresso su una cover. In questo caso io lo utilizzerò con una cover abbastanza spessa, che appunto è quella della mouse. E andiamo a vedere l'inserimento se risulta agevole. Poi in altro, tra l'altro io ho anche questo piccolo anellino che è utile per agganciare il telefono a prodotti. Ok, sembra funzionare senza problemi. Ora ho premuto il tasto visibile, va bene. E sporge un pochino. Questo va a tappare il telefono, che garantisce ancora un'impermeabilità superiore a quella della casa, ovviamente solo a livello di ingresso fisico di materie, ma comunque è una protezione contro, diciamo, piccoli schizzi o polvere che comunque si annida sempre nel connettore. Il che il telefono in questo caso è già impermeabile, però comunque è sempre molto comodo avere una protezione aggiuntiva. Vediamo che le piste sono circolari, quindi questo potrà sicuramente girare. Andiamo a effettuare un test di collegamento e vediamo se il telefono percepisce la ricarica. Quindi andiamo a collegare il cavo a un alimentatore. Parlando di cavo, vediamo come il cavo sia molto flessibile, non troppo spesso e telato. Vediamo se si riesce a vedere con questa telatura sintetica, molto morbida, devo dire, sembra un tessuto. Per quanto riguarda lo spessore, parliamo di uno spessore di circa 3 mm e mezzo, poco meno. Abbastanza lungo, come vedete, come riportate anche le specifiche. Ok. La potenza di attrazione è buona, come vedete, però rimuovendola in questo modo, questo si stacca, il che significa che se noi andremo a inciampare nel cavo, questo andrà a funzionare tipo i vecchi MagSafe di Apple per anti-rottura, diciamo, caduta del dispositivo. Per quanto riguarda questo lato, abbiamo un USB-C che andiamo a collegare all'alimentatore e vediamo se il telefono reagisce positivamente. Ok, appena collegato, vediamo che la batteria è in carica. Ruotando, vediamo dove si vede. Ruotando. Mi sembra che la carica venga mantenuta, in questo senso è abbastanza robusto. Se ovviamente si va al di fuori dell'asse, questo va a interrompere la carica e si stacca. Devo dire che risulta molto comodo. Ora lo testerò in più di una situazione per capire l'utilità di questo cavo, però devo dire che per adesso va molto bene. Vediamo anche un connettore che ne conferma l'utilizzo e la connessione, in quanto quando non è connesso abbiamo un leggero LED rosso che viene alimentato dall'alimentatore, quando invece si connette il LED rosso si trasforma in azzurro. Quindi molto bene da questo punto di vista il fatto che abbiamo un feedback oltre che dal telefono, anche dal dispositivo in sé. Prodotto comunque devo dire che per ora mi piace, però lo testerò un pochino più a lungo per vedere come va. Cosa degna di nota anche il fatto che c'è questo piccolo accessorio utile per la rimozione. Ora con il cover non so quanto funzionerà, però comunque è sicuramente più utile che non averlo. Ok, assolutamente sì. Vediamo come risulta utile per la rimozione del dispositivo. Considerate che se non avete una cover, questo potrebbe sporgere un pochino dal telefono. Per avere dei riferimenti dimensionali, la sporgenza di questo prodotto al telefono sarà di 4 mm. Per quanto riguarda il diametro del cerchio, siamo intorno ai 8 mm e mezzo. Vedete che oltre a questo abbiamo anche dei connettori di tipo USB-C e micro USB. Questi li trovo anche comodi, i micro USB ormai sono molto poco diffusi, però li utilizzerò probabilmente con qualche torcia di quelle che ancora ha questo prodotto per utilizzarle con questo cavo che è decisamente più attuale rispetto all'USB-C. Molto comodo anche il fatto che, diciamo, si abbia la possibilità di caricare il dispositivo semplicemente con una mano. L'ho avuto molto comodo, soprattutto in automobile, quando si deve attaccare e collegare il dispositivo, semplicemente si avvicina il tutto e questo con una semplice mano si può installare il tutto, anche se questo è collegato magari a un connettore magnetico.